La prima documentazione ufficiale che riguarda Maniago è del 981 in un documento inviato al Patriarcato di Aquileia nel quale venivano definiti i confini della città. Ma la grande quantità di reperti celtici, romani e addirittura neolitici ci confermano la presenza di un insediamento ben prima del 981. Fin dal 1400 Maniago è nota per i suoi fabbri e per le sue coltellerie, tanto che alle mie spalle potete vedere appunto il Museo delle Arti Fabbrili e della Coltelleria. Ed eccoci qua, mi trovo sulle colline sopra Maniago, queste sono le rovine del castello dalle quali si gode una fantastica vista del panorama e non mi resta altro da fare che darvi come al solito appuntamento alla prossima settimana. Ci vediamo!